Salve a tutti, ai primi che si sono collegati. Intanto vi chiedo un piccolo feedback, se mi sentite bene, se mi vedete bene soprattutto. Così sappiamo se poterla avviare completamente. Un altro saluto a tutti ai primi che si sono collegati. Mi fate sapere se mi vedete bene e se mi sentite? Perfetto, vi ringrazio. Allora. Allora, direi che possiamo iniziare. E prima di tutto, diciamo, allora, vi siete collegati alla nuova diretta di Virtual Studium, che è il format dell'Università di Siena per la divulgazione ai tempi del Covid-19 e quindi di questa quarantena che ci sta costringendo tutti nelle nostre abitazioni. Oggi avremo come ospite il professor Armando Cutolo, che è un professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive della nostra università. E il professore è appunto specializzato in etnologia ed antropologia delle società africane, quindi ci parlerà molto in dettaglio della situazione odierna in rapporto a quelle che sono le dinamiche antropologiche e sociali dello Stato. Adesso lo aggiungerò alla chiamata, alla diretta, scusate. No, ancora non si è connesso. Si è connette dal profilo di Ciclomaggio. D'altronde il bello della diretta, se non succedeva un piccolo inconveniente, non sarebbe stata la stessa cosa. Allora, provo a inviarli. To man serp, is important, but is not an essential information from the university. It's just a cultural conference. So if you don't want to listen to it because you don't understand Italian, you can also switch off the dialogue. Salve, professore. Eccomi, Buon salve, pomeriggio. buon pomeriggio. Stavo andando a chiedere aiuto a mia figlia, sostanzialmente. Immaginavo, non si preoccupi, comunque ci siamo riusciti. Chiedere aiuto alla persona più esperta di queste cose. Io sono, Capisco, capisco. non ero su Instagram fino a esattamente ieri, ho scaricato l'app per partecipare a questa cosa. E va bene, mi modernizzo sostanzialmente, anche se non sono vecchissimo, sono rimasto lontano da questi social media. E vabbè. Comunque, non ho fatto in tempo a sentire quello che diceva, perché ero là ad armeggiare col telefono per capire. No, non si preoccupi, l'ho solo introdotta, ho parlato del suo ruolo e diciamo adesso l'introduco il tema della giornata e poi gli lascio iniziare il discorso, insomma, la piccola conferenza. Intanto saluto tutti quelli che vedo di buonasera qui che spuntano sullo schermo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che non so chi o quanti siano. Sì, Allora, l'ascolto, l'ascolto. No, è una piccola introduzione, insomma. Il tema che appunto tratterà lei oggi è pandemia, altruismo e sorveglianza. Cioè, appunto, osservando la situazione odierna di quarantena per la maggior parte della popolazione, di lockdown, diciamo, della nazione intera, lei ha voluto osservare in un articolo anche che ha pubblicato molto interessante, le reazioni di altruismo che sono nella popolazione, soprattutto nella parte forte della società, che si è, diciamo, limitata
della propria libertà per lasciare maggiore possibilità e, diciamo, per essere solidale, ecco, verso la parte debole della società, cioè gli anziani e le persone immunodepresse, sono le persone appunto più a rischio di questa pandemia. E quindi da tutto questo altruismo si è creata anche una situazione di sorveglianza in cui ogni cittadino italiano sorveglia il prossimo per controllare che non esca di casa in nessun modo. Quindi da questo le lascio la parola e prego. Grazie, intanto grazie di aver letto quell'articolo che è comparso su Storie Virali, dove intervengono una serie di antropologi, storici, sociologi, filosofi, no? Sul sito della Treccani. Io normalmente sono un africanista, un antropologo che si occupa di Africa, però mi occupo anche di biopolitica, ed è per questo che sono intervenuto. Continuerei a parlare dalle ultime cose che ha detto lei, cioè lei ha subito menzionato quest'idea dell'altruismo sostanzialmente, no? Però questa, diciamo che da un certo punto di vista mi si potrebbe dire, beh, lo vediamo, che ci sono nuove forme di altruismo, associazionismo, i medici in prima fila, no? Cioè, come se questa crisi del Covid-19 abbia risvegliato, no? Forme di socialità, appunto di altruismo sociale. Che sembravano più stupide, che rimanevano fino a questo momento nell'ambito del volontariato e così via. Però allo stesso tempo quello che osservo io nella società italiana è anche qualcos'altro, no? di più preoccupante. Questa è la parte assolutamente positiva, no? Premetto che io sono a favore delle misure che ci hanno chiuso in casa, almeno per un periodo quanto più limitato possibile. Perché davvero non c'è altra strada in questo momento per uscire da questa situazione. E dall'altra parte, dicevo, si osservano anche delle forme nuove di sorveglianza di tutti su tutti. Allora, io ho raccolto, non posso fare etnografia, non posso fare ricerca sul campo in questo periodo perché devo stare a casa anche io, come tutti, ovviamente, però attraverso contatti vari sto raccogliendo una serie di storielle di sorveglianza dai cittadini su altri cittadini e poi parlerò anche delle altre forme che si annunciano. Dunque, quello che ho voluto fare in questo articolo di cui parlava lei, quello che vi volevo proporre oggi, non so quanto tempo ho per farlo perché il discorso è un po' Una mezz'ora complicato. circa. Mezz'ora è tantissimo, no? Ce la possiamo fare. Quello che ho provato è a connettere, no? Fra di loro, trovare le relazioni, no? I rapporti fra due fenomeni diversi, no? Che troviamo, che possiamo osservare in questo periodo. Allora, partiamo dalla sorveglianza, dall'altruismo, che è più carino, la parte positiva, la parte col segno più di tutto questo, no? Appunto, io sottolineo quello che ha detto lei, cioè non sto parlando non solo e forse non tanto dell'altruismo dei medici, sappiamo che ci sono 160 medici, 161 fino a poco tempo fa che sono morti, adesso non ho le ultimissime cifre. Sappiamo che ci sono associazioni di volontariato che portano la spesa a casa ai vecchietti, alle persone che non riescono a uscire, che hanno problemi di salute di vario genere. Quindi, ma non, questo diciamo che è un altruismo morale di un tipo che conoscevamo anche prima, in fondo, che qui si è. Qui invece voglio parlare di un altro altruismo, l'ho chiamato così perché altruismo prescrittivo è una categoria dell'antropologia che noi osserviamo di solito dentro ambiti limitati, la parentela, per esempio, la famiglia, no? Cioè quei contesti in cui l'individuo è obbligato, ma non si sente neanche obbligato, di fatto è altruista in modo quasi naturale. Noi antropologi tendiamo a denaturalizzare tutto, no? E studiare anche quelle forme che sembrano più date, facili, l'amore per la mamma, per il padre, eccetera, noi le analizziamo. Certo, un E certo qui. studio. Sì, questo è uno dei vizi dell'antropologia, diciamo. In questo periodo stiamo facendo tenere ai nostri studenti della laurea magistrale un diario
di campo, come se fossero degli etnografi andati in Africa o in Asia o qua vicino per parlare, per fare un'etnografia collettiva del coronavirus, del periodo del lockdown. Ritorno all'altruismo, no? Perché altruismo? Perché è vero che tutti possono contagiare tutti senza distinzioni. Un vecchio contagia un giovane contagia un vecchio, io sto in mezzo e uno e contagiano anche me. Però in effetti, se noi guardiamo i dati sono impressionanti. Io ho guardato gli aggiornamenti ieri sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità e ancora adesso la media, l'età media delle morti, per esempio, è 79 anni. La mediana qualcosa di più. La mia, non dico che quante età ho, ma diciamo che le morti iniziano dai 40-49 anni e sono pochissimi, sono state 178, che non sono poche, ma comparativamente alle 20.000 che ci sono state, no? Dai 50-59-756 e poi iniziano ad avere quattro cifre dai 60-69 in più e in particolare dai 70 in sopra inizia l'ecatombe sostanzialmente. Quindi con il lockdown noi abbiamo rinunciato come dire, alla nostra vita quotidiana, normale, di tutti i giorni, in fondo, statisticamente lo dico, in fondo, a favore di chi è più grande di noi. L'altra statistica di chi è più grande di noi in termini di età, oppure Certo. di chi è più fragile di noi in termini di patologie pregresse. Cioè, ho riguardato anche le statistiche, il 61,3% dei morti, dei decessi da coronavirus, presentavano più di tre o più patologie pregresse, il 20% 2, il 14% 1. Quindi voglio dire, davvero il lockdown, come si chiama adesso, la chiusura, il confinamento, come lo chiamano i francesi, che usano un altro termine, è un confinamento di massa che alla fine protegge non tanto gli individui e non solo gli individui che lo praticano, ma anche gli individui più fragili. Tra l'altro sappiamo benissimo che uno dei motivi principali che hanno fatto scattare le misure di emergenza è stato quello del volere tentare di rallentare, e ce l'abbiamo fatta da questo punto di vista, il virus, in modo da non saturare cosa? I servizi sanitari che devono ospitare le persone, cosa che farebbe diventare il virus pericoloso anche per me. Qui sto dicendo una serie di Certo. ovvietà, queste cose non aspettavate certamente me per conoscerle, perché diciamo, sono proprio il tipo di informazioni sulle quali tutti ci basiamo per accettare consapevolmente, diciamo così, per aderire senza soffrirci troppo all'imperativo di restare a casa, all'hashtag io resto a casa, no? E allora da qui iniziano i discorsi dell'antropologo, no? Inizia l'analisi. Ancora non siamo passati alla sorveglianza, ma siamo ancora dentro questa analisi. Diciamo analisi, si tratta di qualche riflessione. In realtà il fenomeno è appena iniziato, sarebbe anche prematuro parlarne troppo. Comunque, qualche riflessione su questa forma di altruismo. Innanzitutto, beh, che differenza c'è fra l'altruismo prescrittivo che noi antropologi conosciamo, e cioè quello che si è pratica nelle strutture di parentela. Io l'ho studiato in Africa all'interno dei lignaggi, dei clan, no? I sistemi di Certo. parentela e così via, in contesti molto lontani dove i parenti costituiscono un'unità, hanno in comune alcuni beni, le mandrie, i campi, sono proprietà indivise, no? Ognuno è altruista rispetto all'altro perché c'è questa idea di una origine comune, un po' Una società comunitaria, appunto. una società comunitaria. Qui invece abbiamo un'altra cosa, qui noi stiamo a casa per salvare la capacità dello Stato di salvare vite. Perché sappiamo che anche noi potremmo, anche io, magari lei più giovane, no, ma anche io potrei ammalarmi, tutti possiamo prendere il coronavirus e Facendo tutti a tutti quanto sembra scongiuri. noi lo prenderemo, entreremo in contatto col virus nei prossimi anni, diciamo così. Però chiaramente, se i posti sono liberi e posso essere intubato, magari io mi salvo la vita. Lei non avrà questi problemi perché è più giovane. Quindi a questo punto, e questa è la differenza, a questo punto il nostro altruismo, cioè diciamo l'altruismo che
un po' prescrittivo, cioè che viene un po' obbligatorio, no? Che arriva dall'alto, forse anche un po' suggerito dall'alto, ecco. Appunto, sul diritto dall'alto e si basa su il rapporto, cioè sostanzialmente struttura il rapporto fra il cittadino e lo Stato nel campo sanitario. È quello che chiamiamo biopolitica, e non solo gli antropologi, e Certo. alcuni scienziati della politica, tutto questo inizio da Michel Foucault, dai suoi studi. Diciamo che è lo Stato, osserviamo lo Stato organizzare i nostri rapporti, appunto, di solidarietà, di altruismo, attraverso cosa però? Attraverso, come ha detto lei prima, un imperativo molto forte, cioè attraverso delle misure di legge, tra l'altro prese in modo straordinario, quasi da stato di eccezione, cioè Esatto. sostanzialmente decreti che non sono passati per il Parlamento, non potevano farlo. Io non voglio assolutamente fare la critica in questo momento politica al governo, perché qui la situazione è stata talmente drammatica che non avrebbe in questo momento senso. Però non possiamo non notare, invece, in quanto persone, in quanto accademici, non solo in quanto antropologi, cioè in quanto persone che esercitano il pensiero critico, scientifico, non possiamo notare una struttura di eccezione. No, non dico uno stato di eccezione vero e proprio, ma uno stato di emergenza che inizia a pesare sulle nostre libertà, no? E che è tanto più indiscutibile quanto più ad ogni risposta ed obiezione si risponde, lo Stato può rispondere, e cioè noi stessi in fondo, perché noi siamo parte dello Stato. Beh, è questione di vita e di morte, no? Laddove è questione di vita e di morte non si sta tanto a sottilizzare. Naturalmente, ma la cosa più interessante, e questa è una piccola domanda che le pongo, è che diciamo, la nostra società, ma la società di molte nazioni occidentali, era ormai abituata a uno stile vita appunto liberale, o alcuni lo definiscono anche neoliberale, cioè il cittadino, l'individuo è libero di prendere le proprie scelte e di seguire, quindi di crearsi diciamo, un codice morale e anche un codice dell'agire civile. E oggi invece Certo. ci siamo quasi assuefatti, sembra, in questi pochi mesi a questa nuova situazione invece di imposizione dall'alto. Sembra quasi anzi che gli italiani siano contenti di questa nuova situazione. Come puoi Sì, stare su analizzando questa questo cosa? bisognerà interrogarsi. C'è stato una filosofa che ha parlato di fobocrazia. Di regno della, di il regno della paura. Cioè, io non, anche nell'articolo notavo che c'è una sorta di inversione, no? Il metodo liberale, diciamo così, che ha governato, che ha strutturato la vita, la nostra vita sociale negli ultimi, ormai, diciamo, gli ultimi 20 anni e più, forse voi ci siete proprio nati dentro, no? Si basa molto sulla libera scelta. Come diceva Michel Foucault, la libera scelta è qualcosa che deve essere consumata. La libertà è un prodotto e anche un oggetto di consumo dei sistemi liberali. Al centro di tutto ci stava l'individuo, no? L'individuo Certo. si governa attraverso le condotte individuali nella biopolitica, cioè andiamo alla salute, no? Al campo sanitario, che è quello di cui stiamo parlando oggi. Le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle sanità, dei sistemi statali di salute, è stata quella in questi anni di promuovere l'individuo, il singolo cittadino, come promotore a sua volta, promuovere il promotore della propria stessa salute. Un po' come tutti quanti noi dobbiamo essere gli imprenditori di noi stessi nella società Certo. competitiva attuale, no? E questo avveniva in tutti i campi, no? Cioè attraverso la libertà, attraverso l'individuo, la sua consapevolezza, la sua capacità di scegliere, di esercitare la libertà in modo appropriato, si costruiva la società liberale con le sue forme di competizione interna. Ora, il coronavirus, è l'emergenza che è scattata col coronavirus, e l'emergenza che è scattata col coronavirus, diciamo, hanno portato alla luce una forma, che forse c'è sempre stata, noi ce ne eravamo dimenticati. Cioè, perché è vero, una forma di governo attraverso la coercizione, diciamo così, che noi pensavamo appartenere un po' al passato, nel senso che il nostro regime di liberalità e di individualismo, come viene chiamato, no? Liberale, tutto sommato ci aveva completamente allontanato dalla legge in quanto forza di coercizione. Non so se mi faccio capire. E cioè,
L'idea era quella che davvero ci si costruisse. In realtà la legge è venuta, la sovranità, l'aspetto sovrano dello Stato si è riaffacciato. E quella che vediamo a me ha impressionato, e qui entriamo un po' nell'altro tema, quello della sorveglianza, è quello un po' che ha detto lei prima, e cioè che sembra che eravamo già pronti, sostanzialmente, no? Cioè, sembra che nel lasso di un brevissimo tempo, spazio-tempo, di un brevissimo tempo, si sia formata una sorta di morale comunitaria, no? Ma comunitario non lo dico in senso di condivisione, lo dico in senso di la comunità che è fatta di persone che si guardano reciprocamente. Nell'articolo scrivevo dei jogger, cioè di quelli che corrono, no? Di quelli che fanno, anche io sono uno di quelli che fanno mountain bike, che a un certo punto, molto ben prima che ci fosse l'ordinanza che vietava questo tipo di pratiche sportive, iniziavano a essere criticati per la strada a Roma, prima, insomma, qui in Toscana si è visto poco, qui a Siena quasi niente, però adesso invece inizia a essere così anche qui, e cioè criticati, fermati dalle persone, apostrofati malamente, guardati male per la strada. E sui social, su WhatsApp, l'unico social al quale io partecipo, diciamo oltre che l'SMS, su WhatsApp circolavano i discorsi sull'egoismo di queste persone che non è che diffondevano il virus, attenzione. No? Ma siccome il ciclista in particolare l'hanno particolarmente attaccato, possono cadere, farsi male, dover chiamare l'ambulanza, a questo punto impedirebbero, cioè occuperebbero abusivamente dei servizi di urgenza che dobbiamo riservare totalmente a chi sta male. Questa cosa può essere vera o falsa, giusta o sbagliata, in ogni caso è veramente, come posso dire, indicativa. No? Per noi, Certo. rivelatrice di quello che ho chiamato l'altruismo prescrittivo, morale sostanzialmente, obbligatorio. E laddove l'altruismo diventa prescrittivo obbligatorio, come nei clan, come nelle comunità, nelle società a base comunitaria, e l'individuo viene meno, no? Viene fuori solamente diciamo, è giudicato sulla base della sua aderenza al dettato comunitario. Cosa che io peraltro faccio, nel senso. L'aderenza che io pratico perché me ne sto a casa buono e tranquillo, e però mi spaventa una società che cambia rapidamente in questa direzione. Cioè, a Siena la misericordia ha meritoriamente, dal suo punto di vista, dato 7 droni, come saprete tutti, alla polizia municipale. O alla polizia di Stato, non lo so. E questi droni sono stati subito messi in uso, no? Cioè il drone, la sorveglianza dall'alto, le telecamere, la possibilità che sta arrivando di tracciarci, anche se devo dire che l'ultimo programma di tracciamento che hanno, l'app per tracciare, che sta venendo accettata e usata dal Ministero sarà poco invasiva. Comunque, tutte cose che aumentano un tasso di sorveglianza dei cittadini che già non era di poco conto fino a poco tempo fa, no? Che già Certo. diciamo era piuttosto invasiva nelle nostre vite. Io ho fatto un corso, non so, credo che lei ci abbia partecipato Sì, al modulo in B, questo primo semestre. in cui ho ripreso questo tema, no? Noi siamo tracciati sempre, noi siamo tracciati continuamente. Io vado al supermercato, qua giù alla Conad, metto la carta di credito e il mio nome esce fuori e il mio pagamento viene tracciato. Prendo il telefonino, perfino per andarmi a prendere le sigarette, diciamo, per chi di noi fuma posso mettere impronte digitali, in passaporti biometrici, i nuovi studi sulla biometria, le nuove tecnologie che ci controllano dappertutto. Dopo l'11 settembre, no? Dopo le Torri Gemelle, il Certo. nostro mondo è già cambiato nel senso di una sorveglianza spinta, no? Molto articolata, che ci avviluppava in qualche modo. Noi ne siamo coscienti quasi per niente, no? In realtà, di tutto quello che si accumula e che può essere utilizzato per rintracciarci, per tracciarci e identificarci. E qui vedo il pericolo di un nuovo 11 settembre, da questo punto di vista, che
Tra l'altro vorrei chiarire questo, perché qua entriamo in un aspetto epistemologico e politico allo stesso tempo. Cioè non è che nessuno sta come posso dire, costruendo un piano diabolico Esatto. che va verso la sorveglianza. Io non sono affatto fra i complottisti, non mi piace il pensiero complottista, mi piace leggere la realtà. È con la eteronomia dei fini che la caratterizza, cioè a volte delle cose concepite per un qualcosa finiscono dall'altra parte, ma non posso neanche ignorare il fatto che gran parte delle tecnologie di controllo che sono state usate per i casi eccezionali, le impronte digitali, per esempio, inventate nella seconda metà dell'Ottocento, hanno fini per i criminali, in una situazione in cui la borghesia dell'Ottocento sembrava estremamente spaventata dai cambiamenti, dall'emergere di della recidività dell'antropologo abituale, no? Dell'antropologo, scusate, del criminale abituale, una figura nuova, che l'antropologo come criminale non è male. E quindi si inventano le impronte digitali, le si applicano subito in Sudafrica, le si applicano in India, poi ritornano in Europa, e oggi io ho questo telefonino dal quale sto parlando per entrarci Si blocca dentro un dito. col mio indice dietro, è molto più comodo che fare una password, no? Quindi diciamo che tutte le tecnologie della sorveglianza che si inventano, per esempio i telefonini che ci tracceranno nei prossimi futuri, che tracceranno per esattamente le nostre frequentazioni, io non vedo l'impossibilità per qualcuno che ha compiuto un delitto o per qualcuno che è accusato di avere compiuto qualcosa di illecito, il sequestro del telefonino per vedere attraverso quella stessa app chi ha frequentato di fatto nelle ultime ore, no? Anche se ci sono delle, anche se per ora è criptato, anche se per ora diciamo questo sistema che sta per arrivare si chiama anti-Covid-19, qualcosa del genere, queste app che useremo nel telefonino a breve. Sì, Immunity mi sembra. Immunity mi sembra si chiami. Immunity, qualcosa del genere, è di una compagnia che si chiama, me la sono scordata, ha a che fare con i cucchiaini che si piegano, in inglese. Non lo so, però che no, si è E bloccato. d'altronde c'è anche una cosa da dire. Adesso facciamo un po' di un breve. In breve, in mudi, sì, qualcuno suggerisce, la storia, diciamo così, come dire, la relazione, fra sorveglianza e sanità, diciamo così, è una relazione antica che è stata costitutiva, diciamo così, che è stata importantissima della storia. Mi sente? Perché Sì, io la sento, ma il non la vedo. La sento bene, credo che la senta anche il pubblico, ma non la vedo bene, purtroppo. non so che cosa è successo, vediamo un po'. Dovrei chiedere a mia figlia di nuovo, perché io sono completamente impedito in questo Ma senso. credo che il problema sia di connessione a questo punto. Peccato che proprio negli ultimi, diciamo, il rush finale sia andato a bloccare, però la sentiamo, quindi può Vabbè, ancora parlare, magari. vi parlo lo stesso. E poi abbiamo delle domande dal pubblico e una parte mia, quindi se piacere, Allora, insomma. finisco con un riferimento a Michel Foucault, che nella sua, diciamo, storia della biopolitica, storia della modernità, ha fatto delle ricerche interessanti in questo senso. Fra il XVII e il XVIII secolo, la parola polizia, che noi usiamo oggi per designare il corpo di polizia dello Stato sostanzialmente, cioè, non era questo. La polizia era una tecnica di controllo, una tecnica per governare, diciamo, veniva proposta dai teorici del governo dell'epoca, nei nuovi manuali di arte del governo che fra il XVII e il XVIII secolo venivano fuori, si stavano iniziando a pubblicare. Ed era un tipo di calcolo che commisurava demografia a possibilità sanitarie, no? Ordine sociale, polizia voleva dire pulire, polish, viene da quella, cioè rendere lucido, fare risplendere lo Stato. E
E piano piano poi la polizia che era dedicata a questo ha assunto altre funzioni. Attraverso quali periodo? Beh, le epidemie sono state fondamentali. La tecnologia di controllo dei cittadini della polizia francese, chiamata ancora oggi quadrillage, cioè quadrettamento, no? E che consiste nel prendere un territorio su una mappa, farlo a quadretti e designare e identificare chi vi vive all'interno, designare degli agenti che andranno a controllare quei quadretti, nasce in realtà con un'epidemia in Francia, e in cui i quartieri sono stati quadrillati, cioè quadrettati, ciascuno con una propria autorità locale per non diffondere il contagio. Diciamo che la relazione fra salute, sistemi sanitari, igiene pubblica e polizia e controllo dell'ordine, in qualche modo possiamo dire che è stata costitutiva, nel senso che proprio ha fatto nascere una parte della modernità politica, quella che oggi chiamiamo la governamentalità, diciamo quel modo di governare che prende in carico la vita dei cittadini, no? Quello che conosciamo, a cui noi siamo ormai abituati in modo io. La cintura di sicurezza obbligatoria, Certo. ma anche aspetti, la salute pubblica, oggi è inconcepibile uno Stato, infatti critichiamo l'America che ha, dal Per punto di vista l'assenza di una sanità europeo, pubblica, certo. diciamo che per noi cittadini europei l'essere curati, assistiti, che la nostra vita sia presa in carico dallo Stato fa parte di una, come posso dire, di una tradizione politica, di una mentalità che c'è dentro ciascuno di noi, che però adesso, attenzione, un po' si trasforma, perché quello che dicevo anche nell'altro articolo è che stiamo iniziando davvero, diciamo, quando siamo noi stessi a praticare il controllo, quando aderiamo così profondamente a delle tecnologie di controllo che qualche anno fa avremmo considerato invasive. E in un periodo come questo, vi ricordo che poco prima del coronavirus, per me l'emergenza che c'era era l'emergenza razzismo in Italia, per Certo. quanto mi riguarda, no? Un altro tipo di emergenza non sanitaria ma civile, non la chiamo neanche politica, civile semplicemente. Allora, se noi iniziamo a pensare come lo Stato, diciamo così, con le esigenze di controllo dello Stato, con le esigenze di razionalizzare la vita sociale, che è propria dello Stato, alla quale noi tendenzialmente abbiamo sempre resistito almeno in parte, c'è cioè una dialettica a quello fra Stato e cittadinanza, Stato e società civile, no? E Certo. se assumiamo completamente il punto di vista dello Stato, certamente il rischio della sorveglianza generalizzata non è del tutto da escludere, ma allo stesso tempo io non voglio concludere con una nota così Negativa. pessimista, è così negativa, ma anche con una diciamo positivo, un ottimismo. Ci sono alcuni teorici, Slavoj Žižek e altri, che dicono invece che da questa oggi leggevo un articolo di Yunus, che è un economista. Diciamo, c'è chi dice che da questa nuova crisi, ricordiamoci il verbo crino, no? Greco dal quale viene crisi, decidere, no? Che da questa nuova crisi si potranno sviluppare delle nuove forme di futuro, no? Si potrà ripensare il nostro modello di sviluppo in termini ecologici, perché l'altra grande crisi, in realtà sì, d'accordo, il razzismo, che ho menzionato prima, forse in termini un po' retorici, ma la grande crisi è quella ecologica, e ce ne renderemo conto Certo. quest'estate perché quest'inverno non ha piovuto. Diciamo così, per quanto vedo io, un piccolo osservatorio personale, non voglio fare lo scienziato della meteorologia in questo momento, ma mi sembra che non abbia piovuto veramente mai. I miei amici che fanno gli agricoltori sono disperati, gli apicoltori, gli agricoltori e così via. Diciamo che questa è anche un'occasione per ripensare un po' del nostro rapporto e anche un momento in cui, come posso dire, proprio attraverso è un po' difficile. Proprio attraverso la mediazione dello Stato, noi possiamo prendere coscienza della nostra comune condizione.
diciamo così, no? Anche condizione biopolitica, condizione biologica di comunità. Da questo possono nascere. Mi sente? Perché la vedo Sì, molto no, la sento disturbata. bene. No, la sento molto bene. Anzi, abbiamo anche delle varie domande, quindi. Ok, io qua ho chiuso, diciamo, davanti a questo bivio che possiamo prendere, del quale io non so dire niente, in termini, ovviamente, lo vedremo, lo faremo, però lo dobbiamo costruire, e io mi fermo qua e ascolto Ok. le vostre domande. Allora, dal pubblico c'è una domanda da Barana Mattia che chiede. Chi paragona queste tecnologie ci tracciano ad una possibilità di una possibile dittatura high-tech? Ha torto? Cioè, c'è la possibilità di nascere di una dittatura high-tech di controllo e di biometria continua? Sì, io penso che la possibilità ci sia. Io penso che non si sia ancora avverata. E io penso che il controllo, diciamo, per dirlo in modo più preciso e più ordinato, io penso che già ci sia già in atto, non è una dittatura, comunque una forma di sorveglianza high-tech, che finora aveva le sembianze piuttosto liberali, neoliberali, che poi non c'è. Diciamo, è un modo di definire, che non sembrava ledere la nostra libertà. Io dico che da questo contesto, invece, questa massa di tecnologie della sorveglianza che incombono sul nostro privato, sulla nostra vita, potrebbe trasformarsi in una dittatura, non credo. Però dobbiamo stare molto attenti a fare sì che, passata l'emergenza, o anche durante quanto resta dell'emergenza, della riapertura, cioè non si esageri con la sorveglianza, no? Pensiamo piuttosto a rifondare il nostro rapporto con questo pianeta, piuttosto che a sviluppare sistemi di sorveglianza, no? Pensiamo in termini Certo. globali, perché poi a me sorveglianza mi fa rima con cittadinanza, mi fa rima con stranieri, mi fa rima con una. È possibile anche che ci sia una deriva nazionalista, per esempio, se l'Europa si comporta male nei nostri confronti. L'inno di Mameli, le bandiere italiane, il tricolore, tutte cose che in un certo momento. Come sempre, tutto è contestuale. In un certo momento possono avere il valore di un incoraggiamento, di una presa di coscienza che siamo una comunità nazionale. Ma Certo. visti i tempi recenti, piuttosto difficili, non ci vuole niente che assumano invece l'aspetto della chiusura, no? Che la comunità diventa quella che sta dentro i Certo, di confini assumere i rischi. nazionali, no? E questo non ci renderebbe impotenti ad agire anche per cambiare, perché il cambiamento a questo punto si gioca sul piano globale. Il coronavirus è, da questo punto di vista, un'occasione che ci ricorda che le cose ormai sono e da affrontare in termini globali e non più semplicemente nazionali. Con tutti poi i problemi che abbiamo con l'Europa, in questo non entro perché non è competenza, cioè non è in argomento qua, ovviamente. Poi io sono un umile antropologo, non sono un economista. Allora, le ultime due coppie di domande sono, diciamo, una coppia sul, diciamo, la sorveglianza che è stata attuata nei paesi asiatici via app, per esempio in Sud Corea, e poi un'altra Sì. sugli interventi di Agamben, di cui abbiamo anche parlato l'altro giorno, Sì. quindi ha dei duplici argomenti in Sì, parlare. ci sono cose di cui. Allora, sull'Asia, io non sono uno specialista di quella regione, ma è ovvio, faccio subito una battuta, ho sentito varie volte persone che dicevano, bisognerebbe fare come in Cina. Bisognerebbe fare come in Corea. Cioè, evidentemente, quelle sono paesi estremamente efficienti in termini non solo di sanità e non tanto di sanità, in termini di sorveglianza. Ma diciamo, nessuno di noi, almeno io non vorrei vivere, diciamo, non ho come modello il capitalismo di Stato cinese in questo momento, Certo. con il regime totalmente autoritario e totalmente, appunto, proprio lì sì, di dittatura della sorveglianza. Tanto che gli assembramenti in Cina, laddove sono politici, sono tracciati con sistemi molto sofisticati. Ho un collega a Parigi, dove lavoro in un istituto, Rocca, che studia proprio queste cose, ed è straordinario, straordinario, terribile più che straordinario il livello di controllo. La Corea invece è una versione più high-tech, diciamo così, Certo. meno autoritaria, più high-tech, però forse diciamo che
Io spenderei anche tutta la tecnologia possibile, vorrei essere sicuro, e non possiamo, nessuno di noi può essere sicuro da questo punto di vista, che tutta questa invasività, della sorveglianza termini insieme alla crisi, no? In Corea, lo vedremo col tempo che cosa succederà, e ancora è molto presto per dirlo, no? Certamente. Le cose tendono a restare, a stratificarsi piuttosto che a scomparire. Questo è quello che abbiamo osservato nella storia. Quindi difficile dire. Poi non so che cosa, qual era l'altra domanda? Ah, Sugli Agamben. interventi a Gamben. Agamben è una domandona da 1000 punti. A me un po', ovviamente, l'approccio di Agamben piace per certi versi, piaceva. Questo articolo che lui ha fatto sul manifesto, mi sembra inizialmente, e poi ha continuato sulla Publibet, è stato attaccato. Io ne ho letto un altro su Le Monde in Francia, dove lui difendeva la sua posizione. Bisogna dire due cose, una a favore e una a sfavore di Agamben, secondo me. Che a favore di Agamben, il fatto che lui, anzi, due cose a favore e due cose contro, ma insomma, questo giusto per dire così. Agamben ha parlato, diciamo, ha scritto quello che ha scritto in un momento in cui effettivamente, quando si andava a controllare sul sito del CNR o dell'Istituto Superiore della Sanità, non c'era quella che il Covid era descritto come un'influenza. Io vi ricordo che l'influenza asiatica del 1969-70, che i vostri nonni, e cioè i miei genitori, hanno vissuto, è stata completamente dimenticata, ha fatto 20.000 morti. Adesso stiamo superando, o probabilmente siamo a pari, visti i metodi di censimento dell'epoca, con la vecchia influenza di Hong Kong, detta anche l'influenza spaziale, perché c'era il viaggio sulla Luna. In concomitanza, no? L'influenza spaziale, cioè, fece, io mi sono arrivate via WhatsApp dei filmati dell'Istituto Luce, i cinegiornali dell'epoca, che ancora si vedeva il cinegiornale prima di guardare il film al cinema, in cui così scherzando il presentatore diceva: ci sono 13 milioni di persone a letto, calcolate, e 5.000 sono già passate a miglior vita. Poi in realtà ne passarono a miglior vita 20.000, e probabilmente molti di più, perché il censimento dei morti Il fu monitoraggio relativo. è inferiore ai tempi In quel nostri. periodo non c'era proprio il monitoraggio che c'è adesso. E proprio sulla base di questo, Agamben, e non solo Agamben, hanno detto: è sembrato assumere la posizione di Boris Johnson, sostanzialmente, da un certo punto di vista. Agamben, d'altra parte, però, è un teorico, un filosofo, che ci ha dato degli strumenti, secondo me, preziosi, no? Il suo studio dello stato di eccezione, I suoi Certo. studi sullo stato di eccezione e sulla produzione della nuova vita, no? Cioè di persone prive di diritti che diventano sostanzialmente vita alla mercé delle autorità che se ne occupano, sono importanti. Cioè, se non ci fosse stata Agamben, non avremmo potuto, per esempio, identificare una logica, quella logica profonda che accomuna il campo di detenzione, al campo di concentramento, al campo di identificazione ed espulsione, che sono cose molto diverse storicamente, alcune più gravi, alcune molto meno gravi, ma che comunque partecipano della stessa idea che laddove succede qualcosa che sta fuori dall'ordine giuridico, che l'ordinamento giuridico non può creare, beh, lì c'è un potere sovrano che agisce senza vincoli, sostanzialmente, senza possibilità di vincoli, no? E in questo bisogna usare Agamben senza, secondo me, ma questa è la mia opinione, ovviamente da antropologo, non sono un filosofo, senza la filosofia della storia di Agamben. Qui entriamo in argomenti un po' più, diciamo, complicati. Cioè, Agamben è ormai convinto che la nostra modernità sia avviata verso lo stato di eccezione. Figuratevi che Agamben ha rifiutato di fare una serie di conferenze in America perché a quei tempi gli hanno chiesto le impronte digitali, no? E sulla base delle impronte Alla faccia digitali della lui ha biometria, rifiutato. quindi. Era la biometria, certamente. Lui è un grande avversario dei nuovi sistemi di sorveglianza, un grande critico, no? E
ci dà degli strumenti, diciamo, con cui pensare il presente, però io non sono d'accordo con Agamben, qui mi ricollego a quanto stavo per dire prima, non sono d'accordo con Agamben nel vedere la storia come qualcosa di già indirizzato e inevitabilmente indirizzato verso il totalitarismo, verso lo stato di eccezione, sostanzialmente. È vero quello che dice lui, che noi siamo da un certo punto di vista una società che è pronta, che per paura di perdere vite, di perdere la vita, è pronta a tutto. Cioè, laddove la vita, la Certo. nuda vita, come la chiama lui, diventa il valore primario, cioè una vita senza forma, laddove il mero fatto di vivere diventa il valore primario, si è disposti a sacrificare ogni altra cosa, l'economia, il piacere di vivere, la politica. Tutto, no? Per il mero fatto di vivere. Lui è critico di questo aspetto, è il critico principale, secondo me, contemporaneo di questa dimensione, della biopolitica, cioè la politica della vita attuale. E quindi, da questo punto di vista, è prezioso. Certamente, invece, spero che la storia non vada in una direzione unica, in questa direzione qua, e mi sembra che ci siano anche altre possibilità in corso, c'è una grande consapevolezza a questo punto, in termini ecologici in particolare. Ma parlare di ecologia oggi non significa parlare semplicemente dei parchi, non, della qualità dell'aria, significa mettere in discussione anche il sistema di disuguaglianze che struttura l'economia globale. Certo. E quindi tutto sommato potrebbe essere una partenza. Se finisce solamente in termini di pura sorveglianza e di biopotere, diciamo così, vuol dire che sarà finita male, diciamo così. Allora, professore, il discorso è veramente interessante e forse per me lo continueremo ad oltranza. Purtroppo siamo fuori il tempo massimo, quindi le faccio Va l'ultima bene. richiesta di suggerire ai nostri spettatori degli spunti di lettura, insomma, per approfondire i temi trattati o delle bibliografie essenziali, insomma. Ma ve le fornisco così? Io Sì, le dica. leggerei sicuramente Sicurezza, Territorio, Popolazione di Michel Foucault, Certo. che è una sorta di breviario della storia, un breviario no, perché è un librone molto spesso, della storia di queste tecnologie, delle tecnologie, ma parla del Settecento, dell'Ottocento, parla anzi Certo. dell'età classica, però davvero lì vediamo le radici di una storia, non, il momento in cui emerge questa tecnologia. E poi c'è un volumetto sempre su Foucault, fatto postumo, che si chiama Biopolitica e Liberalismo. Delle edizioni Medusa, mentre invece Sicurezza, Territori e Popolazioni della Feltrinelli. E poi leggerei, per chi di voi riesce a reperire, i libri di un certo Nicholas Rose, Rose è scritto, che sono tanti, non vi sto a fare tutta la lista. Nicholas Rose, in particolare quello di Miller, che parlano proprio di biopolitica, di governo biopolitico della salute. Uno si chiama The Politics of Life Itself, la politica Ok. della vita stessa, della stessa vita. E poi c'è anche un libro di James Scott, che è stato pubblicato da poco in italiano da Eleutera, che si chiama Il punto di vista dello Stato. Mi Perfetto. scordo sempre quale sia il titolo preciso in italiano, perché Seeing Like a State, io ce l'ho in inglese, mi sembra che sia Il punto di vista dello Stato, lo sguardo dello Stato, diciamo così. Ed è quello che Perfetto. stanno assumendo i nostri cittadini, diciamo, in questo momento di emergenza. Va bene. Ma la lista sarebbe infinita, ci fermiamo Sì, qua. ma chiudiamola qui che sono già tanti, la ringraziamo anzi. Va Grazie bene. infinite per la sua presenza oggi e soprattutto ringraziamo il pubblico che ci ha Io osservato fino ringrazio anche io di all'ultimo essermi stato senza sentito. stancarsi. Va bene, grazie mille. Va bene. Un saluto a tutti. Arrivederci. In Arrivederci, professore. bocca al lupo per tutta la per